finalmente siamo giunti, insomma, dopo 3 anni di commissariamento, alla fine. Abbiamo raggiunto questo straordinario traguardo, abbiamo anche dato una grande lezione di democrazia, nonostante le, diciamo, frizioni che sono, diciamo, normali in una dialettica politica dove si discute in maniera molto pacata e democratica. Io da parte mia voglio ringraziare tutti coloro i quali mi hanno proposto e sostenuto lealmente. Alla candidata Rosalia Nappa faccio i miei auguri. Nella speranza di una collaborazione leale nei ruoli che gli elettori ci hanno attribuito. Pertanto io nei prossimi giorni provvederò a nominare tutti gli organi statutari. Le sfide che ci attendono, l'ha elencato prima Paolo, noi abbiamo l'imminenza di, delle primarie, la convenzione, 15 giorni. La convenzione, poi abbiamo le primarie, poi sicuramente avremo il congresso provinciale, quindi il compito che noi abbiamo è quello soprattutto di ricostruire il partito, di farci, diciamo, vedere dalla gente che siamo diventati di nuovo un partito credibile e tendibile per assumere anche eventualmente la guida della città. Per adesso. Faccio gli auguri al segretario, naturalmente da parte nostra ci sarà piena disponibilità, collaborazione, noi ci auspichiamo che il partito divenga rappresentanza, appunto, di riferimento della città e soprattutto che le persone considerino questo luogo, appunto, luogo dove potersi incontrare, socializzare e confrontarsi, naturalmente risolvere le tante problematiche che l'uscita ha. Quindi... Brava! Bene, signori, auguri a tutti, Giuseppe, buon lavoro, e a Peppino Merino. Ciao.